Eccolo! Ci siamo! Allora, è incredibile. No, è incredibile. Sì, è incredibile. Sì, sì. Vi spieghiamo perché. Buongiorno a tutti. Tanto non prenderemo niente oggi. No, è sicuro, sicuro. È sicuro. È un classico. Perché, amici di Buona Pesca, siamo dove la sieve butta nell'Arno. Siamo, cioè, siamo in foce. In questa curva, proprio in foce, dove tutti dicono, e io ho visto prendere dei gran pesci, sì, qui, cioè in questo punto. E in tutti, non so quanti anni, io non ce l'ho mai fatta una volta a pescarci. C'è sempre l'omino nascosto dietro la frasca. Dietro la frasca. Però stamani non c'è, quindi. Quindi vuol dire non si piglierà un pesce. Perché il posto è il momento peggiore. È il momento peggiore, è chiaro questo. Allora, noi ne ammogliamo. Madonna, che belle felpe che hai. Oddio, mi sento male solo a pensarci. Sì, che siamo due deficienti, è vero. Buona pesca, andiamo, si prova a pesca Barbie, vediamo che succede. Siamo invasi dai pesciolini. Igli, siamo nei pazzi. C'è solo... ecco perché non c'era nessuno. C'era una spiegazione. C'è solo pesciolini. Tac. Tocca l'acqua al galleggiante. 3, 2, 1, 0. Pesciolino. Olè. Olè. Olecchie. Come smonta, si dice in inglese, si va a monte. Olè, una sega, si va a provare più in su. Dai, un cervezzo, tutti i pesciolini. Stai fritto. Buona pesca. Buona pesca. Maremma diavola. Si prova un altro posto dove non siamo mai andati. Senti come è depresso. Sotto il ponte, guarda lui. Barbettolino, dai! Oh. Ragazzi, siamo su uno scenario bellissimo, con un ponte medievale alle spalle. Abbiamo cambiato posto e siamo sotto il ponte di Pontassiera. Speriamo qui i pesciolini ci lasciano pescare, perché non se ne può più. Vediamo un po' che succede. Sembra un pescettino più bellino. Sicuramente sembra un barbettolino più bellino. Sembra. Sì, un barbettolino. Lega l'amino.
Gianfranchino ha preso un Clarius, gli ha staccato l'amo. Questo mi dice se è bellino. Bellino. Fermate, fermate. Questo mi c'è un barbettolo carino, dai, poi vado. Guardate che forza che ha. Vai, vai. Tappo, ragazzi. Ci siamo col tappo, questa volta è tappo. Bella roba come pompa! Che ti dicevo io? La retta è prova! È una prova, per me è qui una bella corrente! Ho preso. Porca miseria, il legnato! Ma visto il lavoro? Una carpa non credo! No, non è una carpa! La carpa va! Ma che va? Poi è un Clarius grosso. Beh, sai, tirano strano i Clarius, dipende. Un cavallo non credo. E che peso? Peso da morire. Ma se è un barbo è grosso grosso, immagino. Infatti sta corrente a me piace. Solo ora li van giù. Però ci rimango là. Fantastico! Oh, che ti devo dire? Poi prende la buona. Ciao! Però mi sembra strano se è una carpa, eh? Non è una carpa. Non lo so, ha combattuto e è rimasto. Prova a andargli dietro. Prova dietro. Sì, per me sì. Vado, è un bel ragazzi. Pesce, dai, vieni. Dai, vai. Dai. Ciao. Ciao. Dai, vai, non, questo va almeno visto, eh. Che non ho proprio visto neanche mezzo strada. Cerca di tenerlo in questa buca qui sotto se ce la fai. Se mi vedete sparire. Saluto casa, i figli, la moglie. Quanti ne hai? Tre? Sì, saluto i miei tre bambini. Dove sei? Dove sei? Eccolo, è riapparso. Un finale anche sottile, insomma, un buono. Insomma, dai, per come si pesca noi è una corda. Noi solitamente si pesca col 9, con l'8. Quando va bene. Cioè vai nel posto mio a rompermi le scatole. Io te lo dico, io faccio una cosa adesso, io metto 3 grammi. Perché voglio che vada subito diretto giù. Mamma mia, mamma mia, mamma mia! Ma sono le felpe nuove! No, sono il nuovo colore! È il nuovo colore! Sono verdi, belle! Guardala. Verde speranza. Verde speranza. Sperando di vedere questo pesce cos'è. Vedo il galleggiante. Ecco lì. È lì fermo. Non so se lo vedete. O l'hai preso fuori? No, non credo. No.
non ti accade quasi mai. Non succede mai e potrebbe essere veramente... Perché tira strano. Molto strano. Vedi come va gareggiata a destra e a sinistra. Ho un sospetto. Però non riesco a capire. O è un Clarius. Però in corrente così solitamente si è potentissimo. Va a destra a sinistra. Questa è una coda, secondo me. Questa è una vecchia coda, vedi? È una vecchia coda di un bel pesce che ormai devi tirarmi fuori. Ma ti rendi conto se noi abitassimo qui? Saremmo rovinati. Io sarei un single di successo. Anch'io. Cosa saresti? Un single di successo. Perché noi ci faremmo una scala e scenderemmo direttamente al fiume. Anche una perla. Come i pompieri. Come i pompieri. Cioè, avremmo una perdica come pompieri. Questo l'hai preso fuori, sai, Ciccio? È un bel pesce preso da fuori. Sì, sono curioso di sapere cos'è. Probabilmente è una carpa. No, un barbo in corrente così, un bel barbone. Ma dici? La carpa secondo me aveva già preso la via, era già sotto a Rosano. Era. Cari amici di Buona Pesca, Buchino di Culino, si è fatto viva anche oggi. Eccola qua la torpillina. Ce l'ho sotto i piedi. Sotto. È un Clarius! Oh, enorme. È un Clarius enorme. Preso di fuori. No, no, è un Clarius enorme. Un Clarius di 3 kg, buoni. Non lo so, ma parecchio grosso. Preso per la coda. Guarda, hai un culo. Hai. Cioè, sei vergognoso. Quello, sì, esatto. Quello, non lo perdere ora. Tiriamolo fuori. Ci renda di testa. È un Clarius. È un Clarius enorme. È una buona occasione. Ho capito, Ciccio, ma il braccio orto è che infilo l'acqua. Zitto. Quasi, vieni, zitto. Fermo. L'hai preso proprio per la pinna. Ah, eccolo! No, guarda, hai un culo. Mi fa schifo toccarlo, te lo dico. È enorme. È un gran bel pesce. Questo è un pesce. Guardate per dove l'ha preso. Guardate voi il culo di quest'uomo. Questo è classico. Dai. Vediamo. Ma vada via il cul, come dicono a Milano. Sì, un pesce da 3 kg buono. Questo è un pesce enorme. Pesce da 3 kg. Pesce enorme. Come si fa a toccare questi pesciacci? Come si fa a toccare? Ah dai, fanno schifo, è un pesce, Giulio. Madonna, io ho paura. Hai paura? Ho paura io. Ma cosa dici, Giulio? Ho paura. Mamma mia, che pesce. Guardate dove l'ha preso. Guarda. Un pesce di più di 3 kg preso con il 12 a meno del 18. Sì, un veglia viene anche a pregare. Ma tu poi sei così, vedi questa cosa qui, cos'è? Il buco del culo. Ecco, tu sei così. No, questo è un bel pesce. Amici di Buona Pesca, il Clarius ci mancava. Stamani ne ho presi due, belloci, ma non proprio così. Te hai un culo. Ecco. Dove il noccolo in acqua. E sono fortunato. un pochino. Una puntina. C'ha più culo che anima.
Oh 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 oh, in diretta! In diretta! Oh, oh, oh. Vai, 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 Gianfra! Zitto, zitto, questo va, va che va! Va che va! Fallo venire di fatto! Fagli uscire dalla va che va! Oi. Mi raccomando, eh! Sarà un gattaccio? Ma probabilmente ti dico di no, è un barbo, è un fottuto barbo. Occhio al vecchio ponte. Perfetto. Cerco di rifargli prendere un po' la corrente in là. Bravo, bene. Ora torna qua. Oi. Barbetto, gli stai facendo una peschina, hai fatto una passata da campione. Non ti sei nemmeno grosso. Perché tu l'hai preso da fuori, Ciccio? No, che l'ho preso da fuori? Per l'orecchio. Ma che per l'orecchio? Guardalo. Ma stai zitto, l'ho preso per la bocca. Sì? E poi è... C'ha la pinna alzata. Vai là, va via. Mi è sembrato di vedere qualcosa brillare su una pinnetta. Cosa? In che senso? Nulla, era una stella. La stella di Radio 2. Radio i 2, sociopatici. I sociopatici, dal lunedì al venerdì, Maremma Maiala, l'ho preso sulla pinna. Oh, è quella più dura. Mi spiace. Ecco. Va bellino. L'ultimo, l'ultimo poi via. Ma si avvia, L'ultimo, sei... l'ultimo. L'ultimo, dai, l'ultimo. E ci fanno la multa alla macchina, oddio, poi tra l'altro è la tua macchina. L'ultimo, a me va bene aspettare. Certo, l'ultimo. Io aspetto, No, è che poi io lunedì poi ritornato, zitto. Grazie. Ma è toccatina da. Ci va via, amici di Buona Pesca. È stata una passare strana. Degli infetturi va sotto, eccolo! Padella! Padella, certo. Si avvia, ora si va via, amici. Sì, sì, si va via. Appuntamento al prossimo video su buonapesca.it con Igli e lui. Gianfranco, sono io. Sono io. Gianfranco è lui. E lui. Magari forse. Siamo distratti dal galleggiante che sta correndo delicatamente. È una meraviglia, ora dovrebbe partire ora dovrebbe partire e darmi una gioia quasi da polluzione. Eccoci, ecco. Ehi, andà, ciao, ciaone, ciaone. Qual è la lenzettina avevo fatto? Riflessi, avevo fatto una lenzettina meravigliosa. Falla un po' vedere perché è anche bella esteticamente. Cioè, nel giro di 25 centimetri sono partito con un pallino del 7, 8 a scalare. Tombola. A chiudere con il 3. Con il pallino del 3. Beh, ha capito come si doveva pescare a fine. No, ho capito. Pescavo in maniera diversa, ma diavolaccia. Ciao ragazzi! Ciao! Alla prossima! Qual è Felpe Belli? Davvero? Visto? Ma dove? Sissito! Ciao! Ciao!